Ciao! Allora, video tazzoso! Yeah! Allora, come vi avevo detto, ma ve l'avevo detto, non mi ricordo, vabbè, comunque, ogni volta che prenderò una tazza nuova, poi vi farò vedere, ve la farò vedere in video, visto che ne ho qua ben... Aspettate che guardo se per caso ce ne ho altre. Ci sono Lego, qua ci sono dei pop, ok, no, ok, no, ok, bene. Dicevo, ne ho ben quattro da farvi vedere, di cui due del GameStop, una del Disney Store, che avevo preso parecchio tempo fa a Verona, e una invece l'ho presa ad Dollarstore. Ok, quale farvi vedere per prima? Allora, prima questa del GameStop. L'avevo presa quando c'era il 3x2, prima di Natale, mi sembra, o giù di lì, vabbè. Comunque, sì, costava 10,98. È di Super Mario e come si dice, attivata con il caldo. Non so se si qua non si riesce a vedere, però vedete che c'è queste cose qua, sarebbero le fiamme di Bowser, che praticamente quando mettete giù il liquido caldo compare il fuoco. Bellissimo. La scatola è così, classico pattern di Super Mario, qua è scritto Super Mario. New art appears when hot, quando la tazza è calda appaiono nuove figure. Qua è scritto che bisogna lavare la mano, eccetera. È fatta dalla Just Funky. Just Funky è ufficiale Nintendo. Ora apriamola così vi faccio vedere. Qua vabbè c'è Super Mario e tazze che cambiano con il calore. Bene, che bello. Poi prima o poi vi farò vedere la mia collezione di tazze, di tutte le tazze che ho che non vi ho fatto vedere ultimamente. Just Funky, GameStop, quindi vuol dire che è un'esclusiva GameStop, che bello. Super Mario Bros. Nintendo, qui c'è un numero. E poi si vede la famosa accetta che poi Mario colpisce per buttare giù, per far scomparire il ponte dove sta Bowser, appunto. E poi qui, vedete? Ah, ecco, e qua c'è Mario. Ah, che bello. Vediamo se qui c'è. Sì, qua vagamente si vede, vedete? Però, sapete cosa faccio? La riempirò di acqua calda e farò la foto su Instagram, cioè metterò la foto su Instagram. Poi l'altra che ho preso al GameStop è questa. Questa che ha questo disegno con Rowlet, Litten e Popplio, sempre col 3x2, sempre quel giorno lì. Qui c'è Pikachu, qui c'è una Pokéball, tutto Pokémon. È della GBI. Qua License Smug, eccetera. Si può lavare al microonde, usare. Sì. Ciao, lavare al microonde, usare il microonde, lavare in lavastoviglie. Costava 11,98. Butto via, ok. Adesso vediamo di tirarla fuori così. Vedete? Qui c'è Rowlet, Litten e Popplio. Carina. Questa, boh, questa magari la tengo qua così. Sì. Adesso vi faccio vedere quella del
Disney Store. Oh mio Dio, questa è bellissima. Qua dentro c'è un'etichetta. Cosa? Oddio, vabbè. Tanto questa non la uso perché avrei paura di... vabbè, qua c'è le avvertenze, quindi non è una cosa importante. Allora, questa qui... Oh, che bella, oddio. Mi commuovo di fronte a questa tazza e forse tra un po' capirete perché. Allora, questa qui io l'avevo ordinata in offerta. Invece poi l'ho pagata a prezzo pieno, oddio. Costosissima, vabbè, comunque ne vale la pena. Allora, io questa qui l'avevo ordinata dal sito in offerta, ma quando io l'ho ordinata, praticamente il tempo di ordinare un altro paio di cose e poi di pagare, perché avevo fatto la cosa in modo tale da non avere, come si dice, da non avere, oddio, spese di spedizione, praticamente probabilmente non c'era più, perché me l'hanno fatta pagare e poi mi hanno restituito i soldi. Vabbè, comunque un mese dopo praticamente sono andata al Disney Store, ho detto vabbè, guardiamo, magari c'è. Però ho detto probabilmente non c'è, perché ormai il film era già passato. Questa tazza è bellissima, cioè questa qui secondo me è andata via tantissimo, e ho detto magari non c'è. Ho guardato e c'era, era l'unica rimasta. Allora l'ho presa, così l'ho stretta al petto, ho detto questa è mia, questa è mia, guai a chi la tocca, ed è questa. È bellissima. Allora, è fatta con una lattina di olio, ha questo bellissimo manico irregolare, vedete, dentro è grigia, c'era un'etichetta, e io mi commuovo davanti a tutte le cose di Doc Hudson, perché sapete, no, che l'attore che lo registrava, lo doppiava, è morto, Paul Newman, anche se poi hanno usato la voce per il film di Cars 3, che io ho preso il Blu-ray e l'ho rivisto in inglese e mi sono commossa tantissimo, perché risentire la voce di Paul Newman, oh mio Dio, scusate, e quindi io mi commuovo davanti a questa tazza, è bellissima, poi, cioè, guardate, è wow, ok, qui c'è appunto Doc Hudson, qui c'è Doc Hudson, brand, ah, che bello, 100% pure motor oil, highly refined, long lasting, wow, radiator springs, che bello, e dall'altra uguale, questa la terrò in un posto ultra sicuro che non si distrugga, perché cioè, perché non l'hanno fatta di latta, sarebbe stato quasi meglio. Ah sì, e l'ho pagata 17 euro, oh mio Dio, vabbè. Infine la tazza che ho preso all'Ala Store, oddio che bella che è. Allora, c'è la mia amica Lolla che ha cominciato a prendere un po' di oggetti di Harry Potter, come avete potuto vedere dalla mia recensione dell'Occhami, e di Pusheen. Di Pusheen ha comprato una serie di tazze e altre cose, e io appena ho visto questo ho detto no, cioè ragazzi, io devo prenderla. Mi è costata 12 euro. Qui c'è Pusheen, oh che carina, oddio, e la tazza è così, ah che bello, è come una tazza di Starbucks solo che è di ceramica. Io questa non so se la userò, penso che la terrò lì perché è bellissima, c'ha questa fascettina intorno, sotto è fatta così, qua appunto ho scritto Pusheen,
Ceramic Travel Mug della Thumbs Up, Design in London by Thumbs Up, UK, bla bla bla. Travel mugs are suitable for drinks on the go. Double Waller Ceramic, wow. Cioè, è adatta per portarsi dietro i drink e ha la ceramica a doppio muro, doppio strato. E porta 275 ml. Lavare prima di usare e si può usare nel microonde e eccetera. E si può lavare nella lavastoviglie, ma tanto qui sono io la lavastoviglie. Ora togliamo la fascetta. Ah, vedete? E qui c'è questo che è di gomma, e qui c'è la fessura per berlo da qui, proprio come quelle tazze di... Wow, è veramente grossa. Oddio che carino, dentro c'è anche una stellina. Guardate. E poi guardate, c'è Pushy l'unicorno. Oh mio Dio. È bellissima. Oh. Cristalli. In tutta la sua pucciosità e cicciosità. Vabbè, basta. Poi ci sono le lune, le stelline, eccetera. E poi qui c'è scritto, attenzione, contenuto caldo, bene, anzi bollente. Ok, è finita la recensione tazzosa. Ok, allora alla prossima, ciao.